The Breath of the Earth. Nelle tappe precedenti abbiamo visto canyon, orsi e posti meravigliosi. Ma se pensavamo di aver raggiunto le massime emozioni, ci sbagliavamo. Quello che stai per vedere oggi è uno spettacolo imperdibile e raro. Altissimo. Ma sarà normale? No, per capire cosa sta succedendo dobbiamo fare un passo indietro nel tempo e tornare al giorno prima. Oggi, sempre qui nello Yellowstone, facciamo un bellissimo giro nel Norris Kaiser Basin. Come al solito, ho perso Sara, sarà andata a mangiare qualcosa. Qui l'aria si fa veramente ricca di zolfo, senti? Un'area idrotermale fra le più calde e dinamiche di Yellowstone, con un panorama in costante trasformazione, dove ogni anno nascono nuove sorgenti termali e geyser, mentre altri diventano dormienti. Di nuovo una certa emozione trovarsi davanti a questo, e vogliamo condividere queste immagini con te. Non so se si sente il rumore come una pentola che bolle. Ecco Sara. No, mi sono fermato perché si sentiva tipo una pentola che bolle, bro bro bro. E cercavo di riprenderlo con la GoPro. Ci stiamo avvicinando al geyser più alto del mondo. Mamma mia. Fantastico. Coranger sta parlando. Uno studioso che ha pubblicato sul suo profilo la previsione di una imminente eruzione. Ora considera che lo Steamboat Geyser non ha orari prevedibili come altri geyser di Yellowstone e nel corso degli anni 90 e fine 2000 fu molto dormiente. Quindi oggi potremo vedere una grande eruzione in diretta. Ecco, quella persona era praticamente dietro Sara. Tutta questa situazione è adrenalinica, anche perché quando Steamboat erutta, i minerali disciolti negli spruzzi possono danneggiare i vetri e la vernice delle macchine. L'ultima grande eruzione è avvenuta a giugno 15 alle 3, quindi non molto di tempo fa. Ed è uno dei geyser che non sono prevedibili. Può succedere ora come fra 50 anni. Continuiamo la nostra escursione alla scoperta delle altre novità, considerando il fatto che siamo comunque vicini. Cioè che quando erutta, questa si svuota completamente. Allora, mi diceva Sara che quando erutta, questa piscina si svuota.
i contrasti che c'ha questo ambiente è una cosa spettacolare, perché una piscina che sembra quasi accogliente perché è blu, ma in cui non possiamo fare un bagno, una cascata acida, e poi là dietro di nuovo gli alberi verdi, una cosa fantastica. Ecco, questa alle nostre spalle è la cascata e l'acqua che scende dal geyser. Non so se si sente il suono, perché c'è anche un po' di vento, però sta soffiando. Prova ad avvicinare, eh? Avete in mente la macchinetta del caffè quando è in pressione? Il nome deriva dall'aspetto spinoso del cono che ricorda un riccio di mare. Era molto regolare negli anni 90. Oggi le eruzioni sono più rare. Famoso per le sue acque acide e per la sua colorazione. Noi stiamo facendo un giro ad anello. È altamente raccomandato di non uscire dal sentiero indicato, perché i perimetri dei laghetti sono molto sottili. Il contatto delle scarpe con l'acqua acida sarebbe fatale. Green Dragon Spring. Il vapore riempie spesso, impedendo la visione della caverna, rifestita di zolfo, di questa intrigante e caldissima sorgente termale. Questo tranquillo geyser nell'89 esploso e ha tirato le rocce sulla gente che passeggiava. La forma dopo l'esplosione riprende una bistecca di maiale, quindi il nome deriva da quello. Il bacino di Norris è il primo che incontrerete se venite da West Yellowstone, da cui dista 45 km. Nello stesso giorno è possibile visitare anche Mammoth Hot Springs, che nel nostro caso si trova sulla strada per raggiungere l'entrata nord. Dormiremo nuovamente a Gagne ed ancora non sappiamo che alla fine le previsioni di eruzione dello Steamboat Geyser sono incredibilmente giuste. Infatti, domani, nel tratto di percorso per raggiungere il famoso Old Faithful, qualcosa ci sorprenderà. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata.